Il nostro viaggio in Molise torna a Termoli per seguire insieme a voi un'iniziativa dedicata alla formazione e all'orientamento. Si tratta dell'Open Day organizzato dall'Istituto Tecnico Nautico e Per Geometri Ugo Tiberio. Allora restate con noi per conoscere i piani di studio, le attrezzature e le altre attività organizzate dalla scuola superiore. E incontriamo la preside dell'Istituto Tecnico Nautico e per Geometri Ugo Tiberio, la preside Ida Iuliani. Oggi un'importante giornata, l'Open Day, dedicato all'orientamento e al coinvolgimento di tante famiglie che hanno potuto visitare la scuola e conoscere le attrezzature, i servizi e ovviamente il piano di studi. Eh, sì, indubbiamente è una scuola molto ben organizzata. Eh, questa giornata è stata creata per dare l'opportunità ai ragazzi della scuola media di conoscere il nostro istituto. È una scuola tecnica altamente professionalizzante, eh, con un che rilascerà un titolo spendibile sul territorio, ehm, oltre a dare accesso a tutte le facoltà universitarie. Abbiamo docenti molto, molto bravi, eh, c'è tanto calore, calore umano e in grado di offrire un'offerta formativa di altissima qualità. E per l'Istituto Tecnico Nautico incontriamo il professore Angelo De Gregorio. A chi si rivolge questa scuola? Beh, eh, ci si rivolge a tutti perché eh, intanto dobbiamo dire che con la riforma Gelmini... La scuola è diventata istituto tecnico per i trasporti e la logistica. Per comodità e per tradizione lo chiamiamo nautico perché comunque è rimasta la competenza specifica e la preparazione specifica nel settore del trasporto marittimo. Ma la nuova dicitura anche del titolo di studio è perito per i trasporti marittimi e per la logistica. Prego. Si tratta di una scuola unica sul nostro territorio, vero? E anche fuori Regione? Lo era prima eh, come nautico e lo è rimasta come istituto tecnico per i trasporti e la logistica perché è, eh, è l'unica scuola del tipo eh, nella regione ed è uno dei 35 istituti similari eh, in quanto, come ex nautici presenti in Italia. Che profilo forma l'Istituto Nautico? Beh, eh, ripeto, fermo restando che adesso parliamo di un nuovo profilo, eh, rimangono le competenze specifiche nel settore del trasporto marittimo, per cui due figure eh, per i due indirizzi di, condutto, di conduzione della nave, la vecchia sezione capitani, che poi eh, come sbocco specifico consente la carriera di ufficiale di coperta, anche se oggi si chiama ufficiale di navigazione, quello che un tempo si chiamava capitano di lungo corso. E eh, di ufficiale di macchina che, eh, la cui, cui indirizzo, la cui sezione oggi è conduzione per gli apparati di impianti eh, marittimi. Questo con la, con la riforma. Restano comunque eh, come percorso formativo, come competenze, eh, sia quelle specifiche, ma con la riforma vengono allargate in un certo qual modo, eh, vengono certificate. Competenze in tutti i settori del trasporto e della logistica, per cui un diplomato nautico, fermo restando che è un titolo di studio di 5 anni, con il quale quindi posso accedere a qualsiasi facoltà universitaria, posso fare concorsi pubblici, posso accedere alle accademie o alle scuole militari e così via, come qualsiasi altro titolo di studio, acquisisco competenze specifiche nel settore dei trasporti e della logistica, quindi con sbocchi professionali che in realtà potevo anche avere prima, ma che oggi con la riforma mi vengono certificate e quindi un titolo di studio che può essere speso a terra in vari settori, eh, nelle aziende eh, di produzione, nelle aziende eh, di commercializzazione, eh, nel settore per esempio della... Eh, Docanale, insomma, diciamo, spedizionieri doganali, agenzie marittime e quant'altro, cioè tutte quelle figure in tutta la filiera dei trasporti. Alle attività di formazione se ne aggiungono altre diciamo, pratiche laboratoriali, giusto? Esattamente, come prima il Nautico, anche l'Istituto per i trasporti e la logistica, Tiberio, ha dotazioni labor laboratoriali notevoli e all'avanguardia. Nel percorso formativo. Alle attività in aula di insegnamento vengono abbinate quelle di laboratorio, stage, progetti di alternanza scuola-lavoro che ogni anno facciamo con, in diverse realtà. Ad esempio quest'anno abbiamo anche sperimentato un'alternanza scuola-lavoro con un'azienda del nucleo industriale di Termoli, la Mediterranea Biotecnologie, quindi in settori che parrebbero forse poco legati al, all'indirizzo specifico ma che comunque sviluppano eh, competenze eh, diciamo, nel campo tecnologico eh, certamente attuali. E dicevo stage a bordo di navi, abbiamo in passato e eh, riproporremo stage anche per esempio sulle piattaforme Rospo Mare, quindi una collaborazione con la Edison, eh, faremo stage con... Eh, come fatto in passato con ehm, la Marinucci Acting, quindi attività nel campo della diportistica eh, nautica, quindi eh, settori direttamente o indirettamente collegati al, al mondo delle attività economiche marittime. E per l'Istituto Tecnico per Geometri Ugo Tiberio incontriamo il professore Elio Scutti. Quale profilo forma questa scuola superiore? Sicuramente formiamo dei tecnici, dei tecnici che si rivolgono al territorio come domanda operativa di lavoro per essere pronti al nuovo mondo che li aspetta. Formiamo figure professionali che si interessano di territorio in genere, che si interessano di impatto ambientale, che si interessano di dissesto idrogeologico che si interessano di, di Molise in questo caso specifico soprattutto. Presso a poco sono, rimasti ta, sono rimaste tali eh, sono le, sempre le solite, un biennio che è uguale a tutti, quasi tutti gli istituti superiori, eh, con eh, delle specifiche per quanto riguarda il secondo biennio, per la formazione specifica, con eh, le costruzioni, ambiente e territorio, topografia geopolitologia ed estimo, è stata introdotta una materia, gestione e sicurezza sul cantiere e sui luoghi di lavoro, per appunto quello che interessa insomma, la sicurezza, la sicurezza del rischio nei cantieri, anche perché noi essendo il Molise è una delle regioni con il più alto indice di mortalità nel, per quanto riguarda... Gli incidenti sul lavoro riguardo soprattutto edilizia e agricoltura siamo molto interessati a questo, questo è un record negativo che bisogna decisamente abbattere. Non mancano le conoscenze e le competenze informatiche. Sicuramente no, in questo ambiente in cui ci troviamo adesso, qui siamo nella sala CAD del Tiberio, una sala CAD molto attrezzata che fornisce strumenti adeguati agli studenti e eh, dà la possibilità ai ragazzi di esprimersi in una maniera più ampia con specifiche competenze e con risultati ottimi. Spesso ci si chiede se sia presente solo un'attività a livello teorico, quanta pratica si fa in questa scuola? Tantissima, noi siamo uomini di cantiere, quindi la nostra attività è dedicata ovviamente alla teoria per l'apprendimento delle lezioni importanti, basilari, del mestiere che si andrà a fare domani, ma soprattutto per quanto riguarda, siamo organizzati per quanto riguarda la sperimentazione dei cantieri. Noi siamo eh, quotidianamente nei cantieri con le varie discipline, dalla, dalla gestione e sicurezza del cantiere alle costruzioni a medio territorio, alla topografia. Abbiamo delle strumentazioni di altissimo grido per quanto riguarda la topografia con gli ultimi ritrovati della tecnologia. Abbiamo la possibilità di intervenire nei cantieri in maniera diretta, quindi di frequentare l'ambiente di lavoro per sperimentare quello che è la professione di geometra del futuro. In quest'ottica dunque sono previste iniziative a livello di scuola lavoro. Certamente sì, già dal secondo anno c'è uno scambio per i ragazzi, la possibilità di interscambiarsi con il mondo del lavoro, di partecipare a stage presso imprese, presso aziende, presso istituti professionali per la formazione della tipologia del Mestiere Futuro. Professore, non a caso ci sono stati riconoscimenti per questa scuola, per questi studenti? Certamente sì, negli ultimi tempi abbiamo partecipato a qualche manifestazione di questo tipo e i nostri studenti sono distinti in alcune attività. Abbiamo vinto, per esempio, a livello nazionale un premio indetto dalle Camere di Commercio a livello nazionale, appunto, in cui si doveva progettare una eh, torretta di avvistamento per bagnini sul mare. Noi siamo arrivati primi, siamo stati premiati a Roma e sul nostro sito, questo è ben visibile e accessibile a tutti, siamo premiati ed è stata una cosa bellissima per quanto riguarda tutto il nostro istituto. In sostanza, perché un alunno che completa il ciclo della scuola secondaria di primo grado dovrebbe iscriversi all'Istituto Tecnico per Geometri di Termoli? Ah, sicuramente perché è un uh, titolo di studio spendibile nell'immediato, quindi alla, alla fine del, dei cinque anni di istituto superiore si ha la possibilità di concorrere per un posto di lavoro ben retribuito nelle varie aziende del territorio del, in cui ci stiamo noi. Eh, ma c'è anche la possibilità di muoversi in maniera professionale anche all'esterno del nostro territorio, quindi andare a visitare situazioni a noi vicine dove la figura professionale del geometra è molto richiesta. Oltre a questo, c'è la possibilità di accedere all'università. A qualunque titolo, a qualunque livello, io sono un esempio di questa storia in quanto sono studente di questo istituto del, del Tiberio e sono un laureato in architettura, quindi sono tornato nel luogo del delitto dopo tanti anni e quindi sono un esempio reale, vivente di questa storia. E da Termoli si conclude anche questo appuntamento di viaggio in Molise dedicato all'Open Day organizzato dall'Istituto Tecnico Nautico e per Geometri Ugo Tiberio. Vi ricordiamo che potete rivedere tutte le puntate di questa trasmissione anche sul nostro sito internet www.telemolise.com, sul canale tematico del digitale terrestre Molise Mio, seguiteci anche in Abruzzo sul canale 96 e anche nel Lazio, compresa Roma, sul canale 749.